Stava giocando a carte e ha detto agli amici di voler andare a bagnarsi i piedi. Né lei né loro avrebbero mai potuto immaginare che la tragedia fosse in agguato. È morta così, portata via da un'onda a Tenerife, Rosangela, ma per tutti era Rosy, Teggiacchi, 65 anni, di Tresivio. La donna, da poco in pensione dopo aver lavorato al settore caccia e pesca dell'amministrazione provinciale, si trovava da una decina di giorni in vacanza nell'isola delle Canarie, dove possedeva un appartamento. L'idea sarebbe stata quella di trascorrervi ancora almeno 3 settimane, godendo del clima decisamente più mite e gradevole rispetto alle temperature valtellinesi di questo periodo. Purtroppo non è andata così e la notizia della sua tragica scomparsa si è diffusa rapidamente a Tresivio, paese dove Rosy, originaria di Ponte, era conosciuta e apprezzata per la propria straordinaria disponibilità all'interno del gruppo di protezione civile ANA. Una donna minuta ma dal cuore grande, sempre presente sia nei momenti di festa che in quelli dove erano necessarie le sue abilità apprese nei corsi di protezione civile, antincendio boschivo, rischio idrogeologico. La ricorda con la voce rotta dalla commozione anche il primo cittadino di Tresivio, anch'esso alpino, che si trova a Roma per impegni di carattere istituzionale. È stata una persona sempre presente, attiva, una preziosa collaboratrice che ha affrontato la difficoltà della vita con grande determinazione, sacrificio, spirito altruistico. Sentirò e sentiremo la sua mancanza sia nella protezione civile ma anche nella collettività intera del paese. Rosy Teggiacchi non aveva figli ed era vedova da diversi anni. Nel suo essere speciale arrivò addirittura a donare un rene al marito Valentino, da tempo malato. Per aiutarlo, per salvargli la vita, quindi ha affrontato veramente la vita con grande altruismo e grande spirito altruistico veramente eccezionale. Sentiremo veramente la sua mancanza, non sarà un bel segno nel nostro paese, nella collettività di Tresivio. Ancora non si sa quando la salma di Rosy potrà fare rientro in Italia. Sull'isola con lei c'era Dino, anch'egli volontario della protezione civile di Tresivio. Un amico speciale per Rosy e anche il primo che ha cercato, seppure invano, di prestarle aiuto.